Io ho sempre affrontato tutto in maniera molto propositiva e positiva, perché comunque sembra stupido dirlo, ma mi piace vivere. Si mette tutto in pausa perché la priorità è vivere. Praticamente ho un cane, no? Che mi ha aiutato tantissimo. Gli ho tirato il frisbee, è andato un po' fuori asse, insomma, del tiro. E mi guarda il cane, come per dire, ma dove me l'hai messo? E lì ho cominciato a correre, cioè a muovere le gambe, a correre. In quel momento lì io mi sono sentita guarita. L'esperienza della malattia è personale, molto diversa da persona a persona. Nell'unicità delle storie degli altri, però, possiamo trovare frammenti di noi stessi. Enrico, Franca e Gabriella hanno accettato di raccontare cosa è successo quando il loro corpo si è ammalato, perché è solo grazie alla condivisione che un'esperienza solitaria può diventare collettiva. Sono Carolina Di Domenico e questa è la seconda stagione di La strada davanti a sé, un podcast di Cora Media promosso da Gilead Sciences con il supporto di Homeworld.